28 Pastai è la prima pasta di Gragnano tracciata in blockchain, la prima al mondo che traccia ogni singolo pacco con il report dell'essiccazione. 28 Pastai quindi è un pastificio eccezionale per molte ragioni, innanzitutto perché su ogni singola confezione di pasta c'è un QR code che consente ai consumatori di tracciare tutta la catena di produzione, dai campi di grano alla semola selezionata dal mulino di fiducia, passando per il lento processo di essiccazione fino al confezionamento del singolo lotto di pasta, il tutto con una trasparenza mai offerta prima da un pastificio. Noi siamo la prima pasta di Gragnano tracciata in blockchain e la prima al mondo che addirittura fa vedere, sempre inquadrando con il QR code, con lo smartphone, in maniera semplice il report dell'essiccazione. Questo vuol dire che il consumatore vede gli spaghetti, in che data sono stati in cella, addirittura il numero della cella, perché le celle, voglio dire, sono numerate, e può vedere a che temperature e a che tempo è stato essiccato il prodotto che ha tra le mani, perché noi tracciamo ogni singolo pacco di pasta. La semola utilizzata per produrre i 28 formati di 28 pastai è un'accurata selezione dei migliori grani duri italiani, una miscela esclusiva e brevettata nata dopo oltre un anno di ricerca. Siamo andati alla ricerca dei migliori grani duri italiani e dopo aver provato quattro differenti fornitori, finalmente è arrivato un quinto che ha secondato la nostra volontà di realizzare questa miscela esclusiva. La nuova frontiera è rappresentata quindi dalla tracciabilità della filiera con la nuova tecnologia a portata di smartphone realizzata grazie alla collaborazione di Autentico, azienda campana leader nella certificazione di filiera in blockchain. Nasciamo a Napoli e nasciamo con un obiettivo molto importante: aiutare i consumatori di tutto il mondo a non farsi fregare. Il primo mostro che abbiamo combattuto è l'Italian Sounding, un fenomeno incredibile, ci copiano in tutto il mondo, fatturano il doppio di quello che noi esportiamo. Noi l'anno scorso abbiamo esportato 52 miliardi e mezzo, quest'anno arriveremo a 60 miliardi, una cifra record. Pensate che chi ci copia fattura quasi 73 miliardi. Quindi, insomma, noi perdiamo fatturato, perdiamo posizionamento sugli scaffali. Soprattutto nel mercato italiano è venuto fuori l'esigenza da parte del consumatore italiano di sapere, di conoscere l'origine della materia prima. E nella pratica noi abbiamo una piattaforma che si basa sulla tecnologia blockchain, che non voglio entrare nei dettagli, ma la tecnologia blockchain oggi è una tecnologia che è in grado di rassicurare che le informazioni che vengono condivise, che vengono memorizzate, una volta che sono state memorizzate, non sono più modificabili, non sono incorruttibili, non sono cancellabili e soprattutto sono neutrali. Non c'è un organo centrale che potrebbe essere corrotto, ma appunto per sua natura la blockchain è incorruttibile perché di fatto è una rete estesa di computer che non è possibile hackerare, perché bisognerebbe hackerare il 50% più uno di tutti i computer. Se ti è piaciuto questo contenuto, condividi, metti like e iscriviti ai nostri canali, Lala Wine Magazine.